bentornati o benvenuti nel mio canale. Io sono Alessia e se ancora non mi conoscete vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram con il link qui sotto e qui vi sono apparsi i miei profili social. Come avete letto dal titolo, oggi vi dirò quello che dovete sapere se volete aprire un canale YouTube. Molto probabilmente con tutto questo tempo a disposizione in quarantena avete pensato di aprire un canale YouTube e quindi ecco per voi tutto quello che dovete sapere, in realtà non tutto, perché ci sono tante altre cose che vorrei dire. Prima che inizi il video vi ricordo che ho un video su come scarico e su quali canzoni utilizzo come sottofondo per i miei video. Però ricordate che è molto vecchio e che adesso non utilizzo più quelle canzoni perché sono soggette da copyright. Quindi seguitelo un po' come una guida su come scaricare canzoni da mettere come sottofondo e non più su una, diciamo, playlist di canzoni. Ciao a tutti! Apparirò un po' di volte durante questo video perché mi sono dimenticata un po' di cose che invece vorrei aggiungervi in questo primo video della serie YouTube. Quindi ci vediamo dopo. E niente, ci sono tante cose che vi devo dire in questo video, quindi iniziamo. Allora, la prima cosa di cui voglio parlare è l'attrezzatura. Premetto che non serve un'attrezzatura buona per iniziare un canale YouTube. Infatti io registravo con i miei due iPhone, un iPhone 7 normale, 7S, non mi ricordo neanche. Con la telecamera esterna di solito gli iPhone funzionano meglio, però ovviamente io mi volevo vedere mentre registravo per vedere cosa era inquadrato e tutto, quindi utilizzavo quella interna. Poi come treppiedi utilizzavo uno di Amazon che l'avrò pagato 15€ e si è rotto, però si è rotto dopo 2-3 anni che faccio video. Non chiedetevi su cosa siete sopra perché è una pila di scatole e un contenitore di chupa chups. Poi, sempre parlando di attrezzatura, io editavo con iMovie fino a questo video qui, ovvero le ricette per le colazioni, e ho investito in Final Cut Pro che costa 329€. Ho investito dopo, come già vi ho detto, 3 anni che faccio i video, perché iMovie diciamo che limita molto la vostra creatività, non vi fa fare molte cose che invece è possibile fare su Final Cut. Un consiglio se volete scaricare Final Cut è quello di comprarlo in questo modo insieme ad altre applicazioni, però costa di meno e ci sono anche altri metodi per non pagarlo. E ovviamente avere attrezzatura di qualità aiuterà il vostro canale a crescere perché si vede bene, si sente bene e tutto. Però se non siete sicuri e volete iniziare, io direi di provare con il vostro telefono, con il vostro iPad, con quello che avete e vedete se vi piace YouTube. Se vi piace così tanto da investire in altre cose, allora investite. Vi voglio ricordare che un prezzo elevato non significa una buona qualità. Un'altra cosa estremamente importante è l'editing, e questo perché dall'editing diciamo che si può vedere quanta attenzione e quanto lavoro c'è dietro un video. Ad esempio, se io mi editassi video e mettessi solo una clip del genere, senza niente, ovviamente i miei spettatori diciamo che non sarebbero tanto interessati nel guardarlo. Molto importante è la costanza. Diciamo che aiuterà il tuo canale in molti aspetti diversi. Se stai aprendo un canale YouTube, io ti consiglio di trovare un giorno e un'ora che rispetti ogni settimana. Questo perché i tuoi iscritti dopo un po' sapranno che a quella determinata ora esce un tuo video. Ad esempio, ormai i miei iscritti sanno che a mezzogiorno di domenica esce un nuovo video. E poi diciamo che YouTube di solito ti manda nei preferiti se è un canale pieno di contenuti. Comunque dovete sapere che ci sono periodi, diciamo, favorevoli su YouTube e altri totalmente non. Ad esempio l'estate, i periodi back to school e ad esempio vlogmas sono dei periodi dove la gente di solito cresce molto di più su YouTube, mentre periodi come gennaio, sotto Pasqua, tipo ottobre, novembre, non sono molto favorevoli. Quindi se non vedete il vostro canale crescere non dovete scoraggiarvi, perché se mollate una cosa che state facendo non arriverete al vostro obiettivo se la mollate, se continuate potreste arrivarci. Quindi dovete avere questa mindset un po' per tutta la vostra vita. E ricorda di mettere in primo piano la qualità e non la quantità. Io preferisco dirvi sto registrando un video importante piuttosto che mettervi un video che non mi piace.
e ricorda di postare sempre quello che ti piace, quello che tu guardi su YouTube, quello che tu cerchi su YouTube. E oltre a quello che ho detto adesso nel video, vi voglio ricordare che se evitate di aprire il vostro canale perché pensate che la gente vi possa prendere in giro, che i vostri compagni di classe possono parlare male, bullizzarvi o cose del genere, vi assicuro che almeno a me non è successo, la gente non è così cattiva e non gliene può fregare di meno che avete un canale. Al massimo ogni tanto faranno delle battutine, però se è questo il vostro sogno, lasciate perdere quello che dicono loro e fatelo perché vi piace. Questo è un po' le basi di YouTube ed è quello di trovare il tuo stile. Questo perché ci sono tantissimi video che potresti fare, c'è il gaming, c'è il comico, ci sono le serie TV anche su YouTube, ci sono i video come li faccio io, video di musica, eccetera eccetera. Ci sono tantissimi, tantissimi contenuti diversi che potresti fare, quindi sperimenta un po'. E io sto ancora cercando i video che mi piace fare e che piacciono a voi, perché ovviamente devi piacere anche a me, però devi piacere anche ai miei iscritti, perché sennò è un po' tutto senza senso. Evita il clickbait perché farà molto male al tuo canale, al tuo tempo di visualizzazione, ai tuoi iscritti, ai tuoi commenti, alla tua interazione e al tuo canale in generale su YouTube. Quindi non siamo stupidi, se ne accorgiamo se dici una cosa e poi ne fai un'altra. Estremamente importante quanto l'editing sono le copertine, insieme ad una bella fotoprofilo e ad un banner carino. Se ci fate caso, le mie copertine io cerco di farle molto curate e molto, diciamo, che piacciono alla vista. Questo per la stessa storia dell'editing, perché se avete una copertina molto curata dove si vede che avete impiegato molto tempo, magari colui che sta per guardare pensa: ah, allora ha una copertina molto molto attraente, mi piace, forse impiega la stessa attenzione anche nell'editing, e quindi sarà più facile cliccare sul vostro video. Come sempre, evitate il clickbait e la vostra copertina deve essere un riassunto di quello che fate nel video, perché se fate una copertina che non c'entra niente con il video, chi visualizza arriverà fino al punto in cui capisce che non è il video che si aspettava dalla copertina e esce e non gliene frega più del tuo canale. E comunque sto insistendo tanto sulla copertina, sul banner e sulla vostra foto profilo, perché è la prima cosa che la gente vedrà di voi, quindi deve, diciamo, avere una buona impressione e lasciargli il ricordo in mente. E l'ultima cosa che vi voglio dire è un po' smielata ed è quella di divertirvi e di essere voi stesse. Questo perché sarà molto difficile essere una persona che in realtà non siete e mantenere quella persona nel vostro canale. E secondo, perché se non vi divertite a fare canali YouTube e magari siete su questa piattaforma solo per fare soldi o per fare visual e diventare famose, vi assicuro che non accadrà. E anche io adesso che vi sto facendo questo video non ho ricevuto neanche un centesimo, ma non mi interessa perché è una cosa che mi piace fare e quindi continuerò a farla. Se porterà a un guadagno, ben venga. Se no, non fa niente, a me piace farlo e basta. Ok, giuro, ultima intromissione. Vi volevo ricordare che è normale avere dei periodi un po' giù, diciamo, su YouTube, perché magari vi impegnate tanto e non vedete cambiamenti nel vostro canale, non vi vedete crescere, però non mollate mai. Quindi ricordate di essere forbi e di non arrendervi mai. E niente, ci sono tantissime altre cose che vorrei dirvi sull'aprire un canale, visto che molte di voi mi scrivono, mi chiedono: Alessia, come faccio ad aprire? Io mi vergogno. Quindi vi lascio un sondaggio se volete una parte 2 e magari un Get Ready With Me oppure un altro video del genere. Fatemi sapere, commentate qui sotto. Come sempre seguitemi su Instagram, anche perché lì vi aggiorno su molte cose, vi aggiorno sui video, faccio dei sondaggi, quindi seguitemi su Instagram, trovo il link qui sotto, qui sono passi i miei profili. E niente, ci vediamo domenica prossima con un nuovo video.